Il comune di Rogno si conferma patria dello sport di questo 2020, chiudendo l'annata ospitando un ultimo evento. Domenica 20 dicembre, nel palazzetto dello sport della cittadina bergamasca, si è svolto il campionato regionale ring di kickboxing delle discipline full contact, low kick, K1 e Muay Thai. L'evento, disputato rigorosamente a porte chiuse in assenza di pubblico, ha coinvolto oltre 70 partecipanti tra coach, atleti e staff. La regia organizzativa è stata curata direttamente dal Comitato regionale FEICAP BMS Lombardia, presieduto dal neoeletto Paolo Leoni. Il tutto si è disputato nel massimo rispetto delle norme sanitarie di sicurezza. Gli incontri sono stati trasmessi in diretta streaming sulla pagina ufficiale della federazione. Beh, diciamo che l'eredità è stata pesantissima, sia perché il precedente presidente Marco Bertoletti, mio caro maestro, ha lavorato decisamente bene durante gli ultimi 12 anni di mandato, anzi scusate, 16 anni di mandato perché ne ha fatti 4 in complessivi. Ricevere la sua eredità è stata veramente difficile, avere le interazioni con le società. Diciamo che l'annata non ha aiutato perché il Covid no, ha bloccato tutte le attività all'incirca da febbraio di quest'anno. Quella che vedete alle nostre spalle è la prima attività in Italia che si svolge istituzionale, ossia la Lombardia è la prima organizzatrice di un evento istituzionale, in questo caso il campionato regionale sport da ring, che si svolge sul territorio italiano. Inutile dire che è un motivo di vanto, è stato molto difficile a livello logistico organizzativo, in quanto prevediamo anche i controlli sierologici, i controlli tramite tamponi a tutti gli atleti, e gestire tutta questa logistica è stato veramente difficile. Diciamo che stamattina tutte le operazioni sono state velocissime, si sono svolte nel migliore dei modi, siamo veramente soddisfatti per come sta continuando questo evento. Vedo anche dagli spalti che i coach apprezzano e hanno già commentato che la manifestazione sta andando nel migliore dei modi. Rogno, la patria dello sport, anche di sport alternativi, anche quest'anno, nonostante il Covid, nonostante le restrizioni, si è riusciti ad avere il campionato italiano di bike trial, campionato italiano di moto da enduro, e abbiamo avuto gli ski roll, e in più adesso abbiamo questo bellissimo campionato regionale di contatto pieno. È vero, un vero peccato non poter avere il pubblico, ma è comunque una manifestazione di altissimo livello. È un piacere trovare come presidente del comitato regionale Paolo Leoni, che è un amico ed è anche un ragazzo con cui anch'io ero in squadra agonistica di kickboxing ormai 15 anni fa, perciò è una grande soddisfazione avere qui questi campioni che vengono da tutta la regione per questi incontri appassionanti. Il tutto in diretta streaming e diamo la possibilità ai nostri appassionati. E sogniamo un 2021 ricco ancora di eventi e possibilmente avere un grande galà di kickboxing a Rogno.